Ho sempre avuto il problema delle mani secche e screpolate. Benvenuti o bentornati su questo canale. In questo video vi voglio parlare di pelle secca e rovinata a causa dell'uso frequente di disinfettanti e di gel a base alcolica. La mia pelle è tendenzialmente secca. Nel mio lavoro mi trovo ad usare frequentemente disinfettanti e gel a base alcolica, oltre che ad usare per molto tempo i guanti. Tutte queste cose aggiunte al freddo mi portavano in inverno ad avere le mani secche e screpolate e spesso anche sanguinanti. Le mani scoriate sono un problema comune dei sanitari. Negli anni ho provato diverse strategie e diversi prodotti per cercare di non distruggermi le mani, perché oltre a far male, avere le mani sanguinanti in ambiente sanitario non è il massimo, e questo mi costringeva ad indossare i guanti più del necessario, con un peggioramento della condizione della pelle delle mie mani. Adesso l'uso di disinfettanti e di gel a base alcolica è una pratica di uso comune, per cui questo problema delle mani secche e screpolate è un problema comune un po' a tutti. In questo video vi voglio spiegare come sono finalmente riuscita a trovare un buon equilibrio. Infatti, nonostante sia dicembre, ho ancora le mani pressoché perfette. Ci si inizia a prendere cura delle proprie mani a partire dal lavaggio. Quando ci si lava le mani non bisogna utilizzare l'acqua troppo calda e le mani vanno asciugate bene, in quanto l'umidità che ristagna tra le dita contribuisce a far screpolare la pelle. Altra cosa fondamentale è evitare di asciugare le mani con quei asciugatori che ci sono ad esempio negli uffici, nei bagni dei centri commerciali. L'ideale sarebbe utilizzare o delle salviette di carta, oppure nel caso in cui ci si trova fuori, tipo in un centro commerciale, e non ci sono delle salviette di carta, ci si può portare con sé dei piccoli asciugamanini tipo questo qua, che poi una volta a casa si butta a lavare e insomma, per la volta dopo che si esce, se ne prende un altro. In questo modo si evita di utilizzare quei asciugatori che seccano tantissimo la pelle. Secondo passaggio, l'applicazione di una crema idratante. È fondamentale applicare una crema idratante nelle mani per mantenerle morbide e sane. L'ideale sarebbe applicarla dopo ogni lavaggio, ma la cosa è pressoché impossibile. Io poi lo ammetto, sono una persona particolarmente pigra da questo punto di vista. Mi dimentico, o meglio, mi dimenticavo costantemente di applicare una crema idratante. Ho trovato un modo per ricordarmelo, ossia tengo una crema idratante in bagno e una crema idratante sempre in borsa. Al momento sto utilizzando una crema di Balea e una crema di Bottega Verde, ma niente di particolare. Nel corso degli anni ho provato creme di tutti i tipi, anche creme di farmacia, che non hanno fatto assolutamente nulla perché io non ero costante. Il solo modo per preservare le proprie mani è la costanza nell'applicazione della crema. Io, tenendone una in bagno, la applico la mattina quando mi sveglio e la sera prima di andare a dormire. Quella in borsa ho preso l'abitudine di utilizzarla ogni qualvolta io entri in macchina. In questo modo mi assicuro almeno due applicazioni di crema al giorno, una la mattina e una alla sera, e ogni volta che entro in macchina, quindi quelle volte che vado a lavorare, la metto una volta andando e una volta poi tornando a casa. Avendo preso questa abitudine non dimentico più di applicarla ed effettivamente la differenza sulla mia pelle si vede.
recentemente scoperto che esistono anche delle maschere per le mani. Io ho qui questa maschera della Avon che non ho mai provato e che vorrei provare qui adesso con voi per vedere un po' quella che potrebbe essere l'efficacia di questi prodotti, se possono essere un aiuto. Questa qua è una maschera idratante, è monouso, quindi si usa e si getta, ma ho visto che vendono anche maschere per mani proprio in barattolo e ti danno diversi paia di guanti per poter fare diverse applicazioni. Secondo me una maschera per mani può essere un valido aiuto per mantenere la nostra pelle idratata e morbida, anche perché una volta che le mani si vanno ad escoriare è molto difficile riuscire a risanare quelle ferite, perché le mani sono la cosa che utilizziamo di più costantemente e continuamente, quindi nel momento in cui ti si fanno dei tagli sulle nocche, ciao, non li curi più, ed è anche difficile tenere applicati dei cerotti perché si staccano, quindi la cosa migliore è la prevenzione. Queste maschere si presentano come dei veri e propri guanti che si applicano sulle mani e si tengono in posa. Questa in particolare si tiene per 15-20 minuti. Una volta passato il tempo di posa, le si rimuove ed essendo usa e getta si getta via il guanto e l'eccesso di prodotto va spalmato appunto sulle mani fino all'assorbimento. Per anni ho cercato la crema giusta, anche se ho trovato dei prodotti molto validi, senza la costanza non mi hanno dato alcun risultato. Siamo giunti alla fine di questo video, spero che possa esservi stato utile e che vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un pollicione e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao! Yo.